Camilla, la duchessa di Cornovaglia potrebbe assicurarsi un titolo prestigioso non appena il principe Carlo succederà a sua madre, la regina, al trono. Camilla, la duchessa di Cornovaglia, ha già rivendicato una serie di titoli quando è entrata a far parte della famiglia reale nel 2005, incluso lo stile di principessa del Galles che ha scelto di non utilizzare a causa della persistente associazione con la principessa Diana. Clarence House annunciò che il suo matrimonio con il principe Carlo la duchessa non avrebbe assunto. Il titolo di regina consorte a favore dello stile principessa consorte. Ma indipendentemente dal suo nome principale con cui sarà conosciuta, Camilla sarà in grado di assumere un secondo, altrettanto importante, titolo quando il principe di Galles diventerà re. La discussione sul futuro titolo di Camilla è emersa tra le speculazioni sulla nomina da parte della regina di un nuovo consigliere di Stato per prendere il posto degli attuali consiglieri, il principe Harry, che ora vive all'estero, e il principe Andrea, che è ufficialmente in pausa temporanea dalle sue funzioni. L'esperto di diritto costituzionale della Bangor University, il dottor Craig Prescott, ha dichiarato: i consiglieri di Stato sono un piano B da un punto di vista costituzionale, ma cosa succede quando il piano B non è proprio l'ideale? La regina potrebbe cercare di aggiungere la duchessa di Cornovaglia, che diventerebbe consigliere di Stato quando Carlo sarà comunque re. Oppure potrebbero andare alle principesse Beatrice o Eugenie, o aggiungere altri membri della famiglia, come la principessa Anna o il principe Edoardo alla lista. La regina Elisabetta, la regina madre, fu la prima consorte ad essere elevata alla carica di consigliere di Stato nel 1937 e il principe Filippo lo divenne poco dopo l'adesione della regina nel 1952. I consiglieri di Stato sono nominati dal monarca e di solito sono scelti tra i quattro eredi adulti più prossimi al trono.